Immagina di essere in un bosco silenzioso, dove l'aria è così fredda che ogni respiro diventa nebbia. Davanti a te, tra gli alberi scheletrici, un paio di occhi gialli ti fissa. Non sono solo occhi, sono una sentenza, un'eredità antica di un milione di anni. Questo non è un predatore qualunque. È un lupo. Ma cosa sappiamo davvero di loro? Quello che ti hanno raccontato è solo metà della storia. Oggi scopriremo perché i lupi non sono ciò che credi, perché i loro branchi nascondono gerarchie segrete che sfidano la biologia e come un loro ululato possa cambiare l'ecosistema di un'intera foresta. Miti e realtà. Il lupo cattivo delle fiabe. Una bugia comoda. I lupi evitano gli umani, eppure un solo mito ha condannato un'intera specie. Dati shock. In Romania, i pastori lasciano pecore vive ai lupi come tributo e i branchi prendono solo ciò che serve. Il linguaggio segreto del branco. Non esiste un capobranco. La gerarchia è fluida, quasi democratica. Scopri il ruolo della lupa Omega, l'unica che può fermare uno scontro con uno sguardo. Studio etologico. Quando un lupo anziano perde un combattimento, i giovani fingono di perdere contro di lui per mantenerne l'autorità. Perché? Ululati. Il codice Morse della foresta. Un ululato non è un grido. È una mappa 3D. Ogni modulazione indica distanza, preda, pericolo. E se due branchi si incontrano vocalmente a 50 km di distanza, negoziano i territori senza mai combattere. Esperimento. Biologi hanno tradotto un ululato in dati GPS. Il risultato ha sconvolto i confini di un parco nazionale. Lupi fantasma e libridi impossibili. In Abruzzo esiste un lupo che caccia di giorno, ignora le greggi e segue i turisti come un'ombra. Gli scienziati lo chiamano il fantasma e sospettano che sia un ibrido tra cane e lupo. Ma c'è di peggio. Speculazione scientifica. E se alcuni lupi stessero evolvendosi per vivere accanto a noi, non lontani? Perché uccidere un lupo può distruggere un ecosistema. Quando il lupo scompare, i cervi si moltiplicano, divorano la vegetazione, i fiumi si erodono e gli uccelli migrano. È la teoria della cascata trofica. Il lupo non è solo un predatore. È un architetto. Ora sai la verità. I lupi non sono né angeli né demoni. Sono specchi della natura selvaggia che ancora resiste, nonostante noi.